Nel cuore storico e immaginifico di Milano sorge il piccolo Davide a fianco del Duomo Golia. C'è un vento forte che mi porta da te, sposta le nuvole, cambia il tempo, sposta le dune del deserto e finalmente mi perdo. Suonare qui al Museo del Novecento è una sensazione incredibile. Ci si sente protetti, ecco, in un certo senso, qua dentro. Sicuramente il mio rapporto con la musica in quest'anno un po' particolare, forse potrei anche dire che è migliorato. Ho sentito in questo periodo come invece le canzoni potevano rafforzare il mio sistema immunitario, almeno quello dell'anima. Palazzo Butera è un luogo sperimentale dove una collezione che si è formata tra Londra, New York, Milano ha trovato una nuova casa. Ogni volta che nella mia vita non pensavo di essere abbastanza, come un vuoto dentro la mia testa, un incendio dentro la mia stanza. Palermo è la città che ha dato il là alla mia vita artistica. Respirare quest'aria, questo tempo lento, questo potersi permettere la ricerca, si senta nella nostra musica. Credo che sia fondamentale creare delle commistioni nell'arte. Non so cosa recupereremo di questo periodo in futuro. Avremo sicuramente tantissimo spazio per modificare delle cose in meglio. Castel dell'Ovo, simbolo di Napoli, è il castello più antico della città. Com'è triste, com'è amara sta setta de guardare tutte cose, tutte parole a niente buono fa. Il rapporto con la mia terra è un rapporto di calore e di fedeltà. Ho cercato tante volte di immaginare come sarà il momento in cui ritorneremo sul palco. Il palco è il nostro habitat naturale, è il momento in cui la nostra anima si mette in moto, è forse il momento in cui siamo veri, veramente.